diciamo, cerca di racchiudere un po' in due parole due concetti che ci rappresentano ci un po', che uno è la ruralità delle nostre terre toscane, quindi collegarsi un po' agli orti della Toscana, l'altro è un po' l'ironia che insomma ci portiamo, che non scade nel vampirismo, ecco. Che non scade in un sangue, sì, ma sangue vegano, esatto. Qualcosa di sangue veramente legato alla terra, quindi riporta anche alle radici, c'è cioè qualcosa di molto rurale, molto terricolo, molto toscano, però lo stesso qualcosa di violento. 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 Quando vi è nata la passione per la musica? Ma diciamo... Noi due prestino, eh? Eh sì, diciamo che suoniamo insieme da tantissimo tempo, ora con Giordano forse un pochino meno, ma si parla comunque di almeno sei. Però diciamo con Pinciu, il primo gruppo l'abbiamo avuto in terza media? Sì, più o meno, terza media. Anni. Una dozzina d'anni fa, sì. Terza media facevamo principalmente Marilyn Manson... Chi non faceva Marilyn Manson, è la domanda. Beh sì, era molto trasgressivo, qualcosa di Nirvana, Smash insomma. Pumpkins. Vabbè, è la scia di... Vabbè, chiaramente abbiamo... Standard. Veniamo dal colpo di coda del grunge di Seattle, arrivato nelle periferie toscane con quei, 10-100 anni di ritardo. Però, insomma, con orgoglio, perché adesso, insomma, vediamo generazioni crescere con cose ancora più infime. Quindi va bene così. E abbiamo sempre cercato di suonare, insomma, fare gruppi su e su. La formazione... Sostanzialmente non abbiamo mai smesso... L'atto pratico di suonare non l'abbiamo mai interrotto. Poi, diciamo, i frutti del suonare, quindi di produrre così, stanno venendo fuori poco a poco adesso. Perché si ricollega un po' al concetto dei sangue di rapa, nel senso c'è un po' questo uso delle parole in modo un po' evocativo, che parole che evocano delle immagini, ecco, quindi sì. Come sangue di rapa, benché non abbia, diciamo, proprio un senso, però evoca un'immagine che è in realtà pertinente a quello che siamo e facciamo. Anche l'uomo arancia, in realtà, benché non esista e non sia una persona, un personaggio, personaggio vero, comunque nella nostra immaginazione, nella nostra fantasia è perfettamente presente invece. Esatto, cioè un po' a livello di immagine ricreava un po' quello che noi intendiamo per l'emblema, diciamo, del consumismo, lo posso dire? Lo puoi dire. È una parola brutta, ma sì. Lesivo. Puoi dire anche la tua. No, sai che io c'ho sto calzone in panza e... Ma sta andando benissimo. Devi prendere spunto dalla contadina, Fincio, capito? Cioè questa... La contadina ce l'ho. Ecco, la cosa un po' particolare è che l'uomo arancia, a differenza degli altri pezzi, è nata prima la musica delle parole. Nelle varie jam che facciamo, e generalmente producono solo pezzi polizieschi, devo essere sincero. Sì, san franceschiani e polizieschi. In realtà venne fuori questo riff di basso, era levemente diverso, sì, era... Che ha creato la base poi per un altro successivo riff di chitarra. Poi con varie modifiche e adattamenti poi è stato rimaneggiato e insomma c'è stato inserito questo senso. C'è anche questo testo che calca un po', diciamo, il sound un po' plastificoso e artificiale, sound... insomma, enfatizza un po' l'idea stessa del pezzo. Buona la prima! Sì.
finito di registrare la nostra musicassetta e adesso tra poco uscirà anche il VHS con il nostro ultimo video, che in realtà è il primo, però è anche l'ultimo. È anche l'ultimo, molto probabilmente, perché comunque gli ultimi saranno i primi. Esatto, perché poi alla fine i primi sono irraggiungibili. E tra l'altro è una cosa di Maxwell, noi siamo molto orgogliosi, dura 180 minuti e è veramente veramente un bel video. Ecco, dura 180 minuti. Un video bello impegnativo. È leggero, comunque scorre abbastanza bene.